Rimandata per ben due volte, lunedì 4 luglio alle 9:30 presso il Tribunale di Roma si terrà l'udienza preliminare per la morte di Elena Obri, la 26enne che a maggio del 2018 perse la vita a seguito di un incidente in moto avvenuto sulla via Ostiense. L'udienza si sarebbe dovuta aprire a gennaio, poi era slittata a marzo e infine a luglio. Io spero che questa, che è la terza volta, finalmente si riesca a fare questa udienza preliminare nella quale si devono stabilire, o meglio, confermare i responsabili della morte di Ela. Nonostante i rinvii, qualche novità era emersa. C'è qualcuno che ha richiesto il rito abbreviato, ma come dico sempre, c'è poco da scoprire sulla vicenda di Ela. C'è stato un grande magistrato, la dottoressa Condemi, che ha, come dire, scorporato, indagato, diciamo spulciato ogni dettaglio di questo processo, quindi c'è da provare poco. C'è sicuramente da assumere una certezza, che Elena era una ragazza che conosceva la sua moto, una motociclista, come si dice, doc, e se è morta lei, possono morire anche tanti altri motociclisti e quindi in questo paese le cose devono cambiare. Questo processo vuol dire molto e non solo per Graziella, potrebbe fare davvero la differenza per tutte le vittime della strada e soprattutto per evitare che ce ne siano delle altre. Non mi potranno ridare mia figlia, questo è poco ma sicuro. Io spero in una cosa, e già sta succedendo, che finalmente ci sia, come ho detto sin dall'inizio della morte di mia figlia, un punto a capo. Vuol dire che dobbiamo smetterla di far morire le persone sulle strade per delle cose assurde come le radici, come le buche, eccetera. Il 45% degli incidenti stradali ha come concausa la strada. E la prima causa di morte per i nostri ragazzi non è una malattia, ma l'incidente stradale. Devo aggiungere altro. La condanna di chi non si occupa delle strade porterà, per forza di cose, a una maggiore attenzione dei gestori delle strade sulla questione strade. E questo significa non far morire delle persone. Ricordiamo che sono 8 le persone rinviate a giudizio con l'accusa di omicidio stradale, 4 funzionari comunali e 4 dipendenti dell'azienda incaricata della manutenzione del tratto della via Ostiense, dove Elena perse la vita. Non possiamo che fare un grande in bocca al lupo a Graziella, che ogni volta in queste circostanze è costretta a rivivere tutto il dolore per la morte della figlia.